Siamo con Umberto Cipriani, CEO di O-Event, una delle società più interessanti nel mondo della biglietteria e startup romana. Umberto, ci puoi spiegare che cos'è O-Event? Certo. Allora, O-Events è un sistema di biglietteria self-service online. Nasce da uno spin-off di un sistema di biglietteria fisico che ha servito con grande successo per 15 anni il settore cinematografico. Quindi l'esperienza del sistema di biglietteria fa parte un po' del nostro DNA. O-Events ha voluto essere un sistema di biglietteria che fosse ad uso e consumo di quelli che sono gli organizzatori di eventi, sia del pubblico spettacolo che eventi di qualsiasi natura e genere. Se ci spieghi un attimo la dinamica di creazione e gestione dell'evento? Certo, allora un organizzatore che decide di volere pubblicare un evento sulla nostra piattaforma si registra prima come organizzatore, quindi mette una serie di dati fondamentali, descrive le particolarità dell'evento, potendo inserire foto, filmati e quant'altro. Può inserire dei titoli di accesso, quindi può creare dei biglietti, dandogli ovviamente un prezzo. E una volta finita la costruzione dell'evento lo pubblica. Una volta che ha pubblicato l'evento diventa accessibile dal cliente. Il cliente compra il titolo di accesso, compra il biglietto, il giorno dell'evento si presenta dall'organizzatore. L'organizzatore ha preventivamente scaricato l'applicazione mobile e con l'applicazione mobile, che ha funzione di controllo accessi, può scannerizzare il biglietto, perché sul biglietto c'è stampato un QR code. Scannerizzando il QR code, valida il biglietto per poter accedere a tale È un processo quindi dematerializzato, corretto? evento. Sì, il biglietto viene, una volta che il cliente ha acquistato il biglietto può trovarlo o sul suo account all'interno della nostra piattaforma, oppure più semplicemente gli viene mandata una mail con allegato il biglietto. Abbiamo dato anche un'occhiata al pricing della tua applicazione. Rispetto alla concorrenza ci sembra un'offerta molto interessante. Ci parli un attimo di qual è il costo del servizio? Per l'organizzatore no la nostra piattaforma è assolutamente gratuita. Non chiediamo nessun fee, la nostra piattaforma ha tutte le feature disponibili per l'organizzatore, quindi il numero di biglietti che può creare, la differenza di tariffe che può creare, ha libero accesso all'intera piattaforma. La nostra remunerazione avviene attraverso la vendita del biglietto. Se un organizzatore decide di vendere un evento per 10 euro, un cliente compra il biglietto a 10 euro, a questi 10 euro verranno aggiunti circa 85 centesimi, in realtà sono 86 centesimi che comprendono sia le nostre commissioni che la commissione della carta di credito. Quindi il cliente pagherà 10,86 euro, all'organizzatore verrà riconosciuto i 10 euro, il suo titolo d'ingresso. Ci puoi parlare un po' dei caratteri distintivi dell'app e del sistema? Un organizzatore ha la possibilità intanto di dotarsi di un sistema di biglietteria completo e complesso online, vendere biglietti senza doversi dotare di un sistema di biglietteria fisico alle casse, quindi può bypassare questo passaggio. Ha tutta una serie di features quali può creare eventi privati ad invito. Non ha vincoli sulle tariffe, quindi può creare degli early bird se vuole fare delle prevendite con largo anticipo a un prezzo scontato, può determinare dei last minute. Se vede che le sue vendite non vanno tanto bene, a un certo numero di ore dall'inizio dell'evento, può applicare degli sconti in automatico. Può vendere attraverso dei coupon, quindi può mettere delle tariffe che sono visibili soltanto se si inseriscono delle password. Oltre a questo, può anche vendere quello che ritengo sia la nostra feature, la nostra particolarità un po' più ricercata, quello di poter vendere anche dei gadget, delle consumazioni. Pensiamo al locale che ha venduto il biglietto, può vendere anche la consumazione direttamente online allegandola al biglietto. Io compro il biglietto e la consumazione.││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 
piuttosto che posso vendere dei libri, se faccio un seminario o una presentazione di un libro, posso vendere il libro direttamente online, che lo vai a prendere nel momento in cui partecipi all'evento. Com'è nata la vostra azienda? Quali sono state le basi per costruire questa startup? Come siete partiti? Allora, noi siamo partiti perché abbiamo individuato che c'era una carenza all'interno del mercato delle biglietterie. O ti andavi ad affidare ai grossi colossi, faccio per intenderci il Ticketone della situazione per quanto riguarda il pubblico spettacolo, gli eventi sportivi e quant'altro, ma se eri un piccolo esercente, un piccolo club che voleva vendere anche semplicemente le quote associative per il suo club, non aveva nessuno strumento a disposizione per poterlo fare online, ovviamente seguendo quelle che sono le normative, le leggi vigenti, nel senso non poteva vendere un biglietto di un evento se non poteva usufruire di un sistema omologato. Noi, a fronte del fatto che avevamo alla base un sistema omologato, certificato dall'Agenzia delle Entrate, abbiamo potuto creare uno strumento che permette al piccolo esercente, al piccolo club o alla piccola struttura di poter creare un evento e vendere dei biglietti che sono assolutamente regolari, quindi con tanto di osservazione delle quelle che sono le normative si ha in materia. Ah, questa è una cosa molto interessante perché coglie praticamente un buco nel mercato, no? In questo momento, almeno come piattaforma. Il nostro posizionamento è sul medio piccolo evento. Noi di fatto, peraltro, non chiediamo neanche l'esclusiva, non è che il nostro sistema può convivere tranquillamente con altri sistemi di biglietteria. Facciamo un esempio: se un locale ha un sistema di biglietteria fisico in loco, può tranquillamente utilizzare O Events per fare le vendite online. E alla fine dell'evento gli verranno fornite tutte le informazioni, sono disponibili sul sito tutte le informazioni per quelli che sono gli adempimenti SIAE, barra fiscali e quant'altro, che possono essere addirittura associate al sistema di biglietteria in utilizzo che utilizzano in quel momento. Ok, Umberto, ti ringrazio per il tuo tempo e a presto.